stranamente non c'è stato alcun cambio né nelle file, tra le file della Bella Ripa né tra le file della, dei Favolosi. Questo dimostra come sia Chris Donovan dei Favolosi sia Vincenzo Moroni della Bella Ripa vogliono ancora attuare questa strategia, e nonostante lo l'allenamento ancora lì vicino al bordo del campo. Attenzione, intanto qui non ci arriva Gallino, anzi ci arriva a lunga, però rimessa al fondo, penso. Eh sì, rimessa al fondo, a battere Barbonci. Come dicevo, io penso che questa partita serva a uno come Marcigliano, che dà profondità, perché sappiamo che le dimensioni dei Favolosi non sono con tutta questa agilità, quindi insomma i Favolosi sono più agili sulla fascia sinistra con Strozza Gultov, non con Tezza con Koga. Tezza lancia per Marmitto, arriva Sara a coprire molto bene, tabula con Vida, vince in pallo su Carucci, tabula con Vida, Marmitton con Vida, gira molto bene su Strozza tutto, attenzione è molto bravo, cross, Marti, Cecchino, 1-0, un gol strepitoso, un gol che entrerà nella storia questo, pazzesco, un gol veramente fantastico del brasiliano che non perdona, i Favolosi sono in vantaggio al momento, clamoroso, clamoroso risultato, e che come sempre da quella condita, Strozza tutto veramente in mezzo. Il tiro al volo di Marti Cecchino, imparabile, che gol pazzesco, straordinario, il trentenne brasiliano sempre in una forma smagliante. E beh, però l'assist di Strozza tutto dimostra come questo giocatore sia fondamentale per i Favolosi, incredibile. Adesso il Bado Ripa deve diventare almeno un pareggio, un pareggio che insomma non andrebbe neanche bene, il pareggio del Bado Ripa vista la situazione, dovrà poi sperare una vittoria dell'Eagles sul Nanna e Bado Ripa se dovessi finire così la partita. Attenzione Bado Ripa, attenzione Carucci, scusate Parrella, non ci arriva per un soffio, il gol di Marti Cecchino potrebbe essere fondamentale, cross in mezzo, allontanato il pallone, Boccaviccio arriva prima di Burano, Boccaviccio era meglio di fisico anche Boccaviccio, palla, qui c'è Filoni che stavolta fa una buona retroguardia difensiva, Marti Cecchino il primo gol, un gol fondamentale, attenzione, parato in mezzo, lontana zitto con Melbo. Eh sì, adesso però Bado Ripa deve diventare qualcosa in più se vuole vincere la gara. Marcigliano si stava scaldando, poi è rientrato in panchina, sembra molto arrabbiato. Io prevedo un suo trasferimento, non so dove al momento, ma lo prevedo. Addirittura molti parlavano sempre dei Favolosi che volevano comunque comprarsi giocatori giovani, a parte Boccaviccio che ha soltanto 21 anni, ma ad esempio Altair, Kaiser stesso, si parlava di Favolosi, non si parlava di Dramastarsia. Attenzione, lancio qui, Boccaviccio, anticipata a Filoni, Callino, croce Carmelo, gira per Carucci. Bado Ripa però non riesce a far girare il pallone perché questi Favolosi sembrano davvero imbattibili, ma quando sono riusciti a rientrare nella categoria dei migliori. Attenzione, grande pallone, ancora Carmelo, scusate Carucci, e poi qui intervento miracoloso di Tabula Rasa, di Tabula Condita, incredibile, Carucci va a battere, attenzione in mezzo, non ci arriva qui Sarra, Cagliardi Giovanni, pallone in mezzo, allontana Medici, quanti rischi davvero, quanti rischi, adesso Bado Ripa vuole vincere la partita, appunto vuole pareggiarla, zitto, grande intervento, su croce, zitto, può ripartire messo, molto stanco, è isolato, lancio bellissimo di Medici, perché tu, attenzione, perché tu puoi scattare tutti in mezzo, attenzione perché tu, vediamo se la mette in mezzo, la mette in mezzo, basso, sbaglia e cross, in questo gran niente. Sul cronometro, palla in mezzo, Boccaviccio anticipato, ancora Bado Ripa rischia, perché tu, se no perché tu, in mezzo a due, Burano la devi tornare.
adesso Bella Vita è in confusione perché Favoloso gol del 2-0, Martin Cecchino è l'ora del gol, la mette in mezzo! Questo 2-0, fulminio, sempre Martin Cecchino, il sinistro di Dios per il Nando, questo è Martin Cecchino, cross in mezzo, Marmilton, 2-0, il gol del capo tecnico questo, da parte di Bedrippa, mamma mia! Martin Cecchino, il suo secondo assist in questo campionato, un assist che vale oro, che vale 21 punti ai Favolosi. Ormai mancano 8 minuti alla fine di questa gara, mi sembra improbabile che il Bedrippa possa riuscire in un pareggio. Ma il gol di Marmilton fondamentale, ha giocato benissimo, migliore in campo insieme a Martin Cecchino, però lo voglio dare a Martin Cecchino perché veramente il gol ha sbloccato tutta la partita. Gagliardi, tavola condita, altro migliore in campo, veramente tra questi tre sono migliore in campo, tavola condita. Ovviamente il giocatore è stato via, qui è vero perde il pallone, ma almeno precedenza è riuscito a rimuovere una brutta occasione. Bukic, il gol di Marmilton, primo campionato, se non erro, per il centrocampista egiziano, che è anche un tornante terzino sinistro, pensate un po', è strana la vita, ha messo lì davanti e ha giocato perfettamente. Una bruttissima sconfitta, battuta dal resto questa per Bedrippa. Mentre continua la striscia dei Favolosi, ancora un'altra vittoria, 21 punti, Bedrippa resta a 24. Questo è tutto oro che cola per il Nanna, che deve vincere se vuole allungare questa striscia positiva, se vuole allungare la classifica ancora di più. E beh, al momento, se non erro, il Dello Stars ha 25 punti, il Bedrippa rimane ancora a 24 con questa sconfitta e il Nano, se vuole vincere, arriverebbe a ben 4 punti dal Dello Stars. Eh già, adesso il Bedrippa è terzo, quindi con questo è tutto, vi lascio a momenti salienti e poi alla prossima partita, Nano contro i Eagles, imperdibile, alla prossima, ciao amici!